Benvenuti nel mio canale. Oggi voglio fare la recensione della mia nuova agenda, quella che vi ho mostrato nell'ultimo haul di AliExpress, e sto parlando di lei, della Molang Diary. Non l'ho mai fatta vedere nel dettaglio prima di cominciare a decorarla, perché poi cambierà tantissimo, visto che ho tante idee in mente su come poterla, insomma, trasformare e renderla molto più pucciosa. Ho pensato di farla vedere bene come è fatta dentro, perché potrebbe piacere a molte ragazze che magari non la conoscono, non ne hanno mai sentito parlare, anche se mi sembra molto strano perché la Molang è diventata abbastanza famosa. Io 2 anni fa ho acquistato questa e l'ho fatta conoscere a tantissime ragazze che seguivano i miei plan with me, e moltissime ragazze l'hanno acquistata proprio perché la trovavano molto pucciosa e adorabile. Guardate come è diventata con tutte le decorazioni che ho fatto. Qua dentro ci sono ancora le varie cose, guardate, oh, è enorme, io mi divertivo. Yeah, chi ama il Korea Pop? Mi divertivo tantissimo a decorarla. L'anno scorso ho deciso di prenderne un'altra, sempre asiatica, però non mi sono trovata. Ha fatto bene, infatti, l'ho tipo abbandonata, mi è rimasta semi nuova, cose che cadono così da sola. Quindi quest'anno mi sono detta: no, torniamo indietro sui miei passi e riprendiamo una Molang, perché con lei sono sicura che non mi annoierò e la decorerò fino alla fine, perché non lo so, è amore con questa agenda. È stato un colpo di fulmine e quindi è costata pochissimo, perché la Molang è molto economica come agendina, costa intorno ai 4 euro, non più di 5, il che è già per un'agenda, cioè, vogliamo mettere. Poi completa come questa, che può essere utilizzata anche come diario scolastico. Quindi basta, io la smetto di parlare, Crizia statti zitta, e vi lascio alla visione del video in cui vi mostro nel dettaglio questa meraviglia qui che ho tra le mani. Questa è la mia Molang Diary. Quest'anno ho deciso di prenderla di questo colore, che non è né fucsia né rosa, ma bensì è più un rosa salmone. Devo dire che è abbastanza carino come colore. Dietro è così, cioè quindi il dietro del coniglietto, e questa scritta Hidao. È in una plastica rigida, e volendo si può anche sfilare. Ecco qui, si può uscire e quindi si può mettere dentro anche un'altra agenda. Qui c'è una tasca dove dentro si può inserire quello che si vuole. Anche qui, volendo, possono ad esempio essere inseriti degli sticker, così. Dentro è in rosa. Questa è la prima pagina con questo disegnino. Anche qui, ovviamente è scritto tutto in coreano. Poi c'è questa prima pagina dove qui potremmo scrivere nome, cognome, anche se c'è un'altra sezione per fare questo, insomma. Quindi qua, volendo, potremmo scrivere quello che vogliamo. Girando c'è il calendario 2017-2018, che può tornare molto utile. Poi qua c'è una visione annuale, quindi qui ci sono tutti i mesi e qua ovviamente tutti i giorni. Ci sono anche delle righe, non so se si vedono. E ad esempio potremmo andare a scrivere, non so, i compleanni. Girando c'è la parte dell'orario, perché è pensata anche come agenda scolastica. Quindi penso che qui si corrisponda alla prima, seconda, terza, quarta, quinta ora, 12 ore, perché quante ore ci vanno a scuola i coreani? Comunque, d'accordo. E questi penso che siano i giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Io non lo so ancora per cosa la utilizzerò, vedrò. Da qui inizia l'agenda vera e propria. C'è questo disegnino molto molto carino. E da qui parte la visione mensile. Da questo lato, nelle note, io vi metterò magari alcune vecchie decorazioni che ho fatto, così potrete capire un po' meglio.
Qua è la sezione to do, la to do list mensile, e da qua inizia la vera settimana. Quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. E così per ogni settimana, vedete? E ovviamente ci sono i vari disegnini di Molang che sono adorabili. E da qui parte un nuovo mese, quindi ricomincia di nuovo. Però ovviamente cambiano sempre i disegni. Vedete? Ci sono dei disegni sempre diversi, non si ripetono mai. Ed essendo così libero, che non ci sono scritti i giorni, non c'è scritto niente, potete cominciarla da quando volete voi. Potete cominciarla da settembre, da gennaio, da marzo, da giugno. È libera. Quindi continua così ovviamente per 12 mesi. Quando si arriva alla fine, c'è quest'altro disegnino, si gira e iniziano delle pagine per prendere le note. Quindi potete usarle per disegnare, per scrivere delle poesie, poi, insomma, ci potete fare tutto quello che volete, le password. Ognuno poi deciderà come utilizzarle. Quindi ci sono 4 pagine a righe. 1, 2, 3, 4 pagine completamente bianche. Queste, ad esempio, per disegnare sono perfette. Poi ci sono 4 pagine a quadri. E le mie preferite sono queste, perché sono, vedete, molto particolari. Su è completamente bianco e poi qui giù c'è questo disegnino e le righe. Non lo so perché, ma queste sono le mie pagine preferite. E poi c'è l'ultima pagina, eccola. Qui, questa me l'ero già fatta tradurre da un mio amico coreano, quindi l'anno scorso già, no, 2 anni fa quando ho avuto la Molang, l'ho completata. Praticamente c'è scritto nome, cognome, indirizzo, insomma, numero di cellulare, email, tutte queste cose, le classiche cose che si trovano in ogni agenda, in ogni diario, no? Che si trova alla fine dell'agenda. Quindi per questo vi ho detto, là potete scriverci bene o male quello che volete e qua invece scrivere il vostro nome, cognome, oppure qua lo lasciate bianco e lo scrivete là all'inizio. Ognuno fa come vuole. E poi qui c'è un altro disegnino carinissimo ed è finita l'agenda praticamente. Qui c'è scritto niente, tutto in coreano, c'è scritto qualcosa ma in coreano, non sono ancora riuscita ad impararlo, quindi non posso leggervelo. C'è un'altra pagina rigida in cartoncino rosa e qua c'è un'altra tasca. Se ce l'avete, inserire ad esempio altri stickers. Ecco qui, quindi potete tenere degli sticker nella vostra agenda, sia alla fine che all'inizio, e quindi portarli sempre con voi. Questa cosa a me piace tantissimo. E poi ovviamente qua c'è uno scomparto per inserire una penna. Ci entrano queste penne anche belle, cicciotte. Volendo ci potreste mettere anche una penna sottile così. Però io sinceramente no, non ce la vedo proprio bene. Infatti cercherò una penna carina, molto pucciosa, però cicciotta così, perché secondo me ci sta meglio. E quindi poi quando voi l'andate a chiudere, un attimo, eccola, avete la vostra agenda con la penna a fianco. Ho dimenticato anche di dirvi che c'è questo segnapagine che è in marrone. Se prendete l'agenda bianca, verde acqua o rosa, non cambia niente perché questo segnapagina sarà sempre in marrone. Se vi piace, vorrete vedere come decorerò l'agenda, quindi plan with me, basta che vi iscrivete al canale e mi seguite perché li caricherò ogni mese. E questa quindi è la mia Molang Diary, io la adoro, come vi ho già detto all'inizio del video. Vi lascerò ovviamente giù nell'info box il nome del venditore dalla quale l'ho comprata. Arriva con raccomandata ed è molto rapida perché a me è arrivata all'incirca in 18 giorni, costa intorno ai 4,50 euro, non più di 5 euro, direi che è un buon compromesso se cercate qualcosa di bello, economico e fatto bene.
Eccola qui, Molang Diary. Giuro, non sono pagata per sponsorizzarla. La venditrice neanche lo sa che sto facendo questo video. È proprio perché adoro io questa agenda. Ok, quindi fatemi sapere se voi la Molang Diary la conoscete già, cosa ne pensate, se come agendina vi piace oppure no. Io aspetto quindi di leggere i vostri commenti. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un pollice in su. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!